I donatori di sangue Fratres Capolone Subbiano, insieme al vicepresidente nazionale, si sono ritrovati in oltre 200 per l'annuale festa, con la presenza anche dei sindaci e dei parroci, per ringraziare in modo particolare chi da anni non si è mai fermato nel fare le donazioni, ma ancora c'è da fare. Attualmente i donatori in Italia sono il 3%. Non è che si deve arrivare al 20%, se non si arrivasse al 5%, che sarebbe poco, non sarebbe molto, sarebbe quella parola famosa che dicevo, l'autosufficienza. Quindi fra tutti dobbiamo cercare di trovare tutte le strategie per arrivare a quel 5% che davvero ci permetterebbe di risolvere questo problema, che quando una famiglia ha un familiare o un amico che ha bisogno di sangue, a quel punto tutti quanti noi si entra in quel clima di esasperazione, di cercare un aiuto da tutte le parti per vedere di trovare il sangue. Ecco, allora bisogna pensarci un po' prima e far sì che questa cosa non avvenga quando c'è bisogno, ma che si faccia prima, per metterci con le spalle al muro e essere sicuri che sicuramente ci sarà. Ecco, io me lo auguro di tutto cuore. Non sempre la donazione di sangue, ma anche come in questo periodo donazione di plasma, abbiamo bisogno di plasma, abbiamo bisogno di farmaci plasma derivati, e è vero, per il donatore forse non è così agevole, perché invece di durare 10 minuti dura 3 quarti d'ora, però è di un'importanza davvero fondamentale in questo momento. Lo scorso anno lei ha dato un consiglio ai sindaci, quello di invitare i giovani, noi diciottenni, e bene o male in 5 sono arrivati, quindi saranno pochi, ma sono comunque tanti, perché comunque si sono sensibilizzati, no? Giovani diciottenni. Ecco, a che punto siamo? Proprio riferimento alla donazione, perché le malattie ce ne sono, non dico soltanto gli incidenti, ma anche le malattie che naturalmente perdurano, che continuano, che hanno bisogno di sangue le persone. E quindi qual è la situazione che noi abbiamo attualmente nella nostra Toscana e anche a livello poi più generale della nostra Italia? Bene, ha detto bene, io normalmente ne parlo con i sindaci, ma non solo, ma anche con la Chiesa, con i sacerdoti, e questo perché? Perché loro ci possono dare una grossa mano ad invitare i giovani, ma anche meno giovani, a donare il sangue. Perché attualmente, sia per il Covid, sia perché qualche volta i giovani sono trasportati dalla vita giovane che uno può fare, ma anche perché presi da tante altre cose, ma io ci metto anche il lavoro, ci metto tutto, e quindi non è molto facile farli donare. Poi semmai, se ci arriviamo a farli donare, diventano bravissimi e sono molto disponibili a donare, però non tutti, quindi una buona percentuale ancora non ci arriviamo. Quindi ecco, deve essere un complessivo, no, di tutti, fra noi come associazione che facciamo promozione sia sui social, sia in televisione, sia sui giornali, per vedere di trovare tutte le persone disponibili a darci una mano. Come dicevo prima nell'intervento, il nostro obiettivo e l'autosufficienza, cioè arrivare al punto in cui tutte le persone che hanno bisogno di sangue abbiano la possibilità di avere una sacca di sangue a disposizione. E quindi dobbiamo davvero passare la parola a tutti quanti, perché è indispensabile avere questo. E vorrei aggiungere anche un'altra cosa, che noi ci proviamo in tutte le maniere, ma se i nostri medici sono diventati fortunatamente più bravi, no? Però serve ancora più sangue. Se loro riescono a fare degli interventi che qualche anno fa erano impensabili, adesso li fanno grazie a loro, però loro poi ci chiedono più sangue. Noi dobbiamo ancora migliorare anche noi, fare in modo che davvero si riesca a trovare tutte le forme possibili e immaginarie per far sì che, se il sangue prima era un numero, adesso deve essere, non voglio dire raddoppiare, ma aumentare, perché altrimenti poi loro sono bravi, però poi non si deve rimandare gli interventi, perché non c'è quella sacca di sangue che serve per quell'intervento. Quindi noi dobbiamo davvero cercare in tutte le maniere di fare promozione. Chiunque ci dà la mano, lo ringraziamo. La Toscana sempre in prima linea naturalmente nella donazione del sangue, è una regione veramente interessante, ma forse dobbiamo ancora fare di più. Dobbiamo sicuramente fare di più.
perché purtroppo non è ancora garantita l'autosufficienza del sangue e ancora peggio la situazione per quanto riguarda la produzione di plasma. E nonostante che ci sia stato negli anni scorsi, nonostante la pandemia, addirittura un piccolo incremento di donazioni, quest'anno invece si è registrata una flessione anche preoccupante in certi momenti, poiché le scorte della Toscana non erano sufficienti e è stato difficilissimo reperirle anche fuori regione, perché tutte le regioni un po' hanno sofferto di questo post pandemia e quindi bisogna lavorarci ancora molto, c'è ancora tanto da fare sicuramente. Siamo molto carenti in Toscana? Non siamo molto carenti, ora le stime esatte a livello regionale non ci sono, anche perché fortunatamente in questi ultimi mesi e mezzo la cosa è ritornata sulla normalità, però abbiamo sofferto molto a inizio anno fino a tutta l'estate. Poi da settembre, già da metà settembre è iniziata la cosa a migliorare, ottobre è stato buono, però ancora dobbiamo recuperare quelle perse, che sono state tante. Noi come Frazes Toscana abbiamo perso fino a settembre circa il 3,5%. E quindi qualcosa come circa 1.800 donazioni, è difficilissimo recuperarle in questi due mesi. Perché se facciamo raffronti con la realtà delle altre regioni, voi pensate che la nostra provincia d'Arezzo è solo seconda a Firenze in tutta la Toscana e anche a livello nazionale siamo secondi, quindi perché si fa circa 10.000 donazioni l'anno nella provincia d'Arezzo, siamo 26 gruppi e si fa 10.000 province, però ripeto, non basta perché stiamo sfiorando la non più autosufficienza e questo è pericolosissimo secondo me. Pierluigi e Angioletta, i due vicepresidente qui al Centro Fiorentina in una giornata particolarissima, quella in cui si festeggiano le nozze d'oro ed è una tradizione che ha portato qui quante coppie? 98 coppie. 98 coppie, tutte del comune di Arezzo, residenti nel comune di Arezzo, magari sono sposate in altre città, in altri comuni, però residenti nel comune di Arezzo. Stiamo riprendendo alla grande con tutti i nostri impegni e siamo molto contenti. Facciamo ginnastica, facciamo le scuole di ballo, abbiamo ripreso anche con la nostra compagnia teatrale, vediamo un po' di ripartire, siamo ottimisti, speriamo. Questo centro, lo sanno quasi tutti, dovrà essere costruito nuovo in un'altra zona, perché questo dovrà essere demolito, dovrà essere e ritornare diciamo alle antiche diciamo mura medievali come erano una volta. Allora, dove ci si trasferirà? Si trasferirà nella zona di Via Emilia accanto alle scuole Vasari. Abbiamo fatto già 250 tessere, insomma, perché prima eravamo anche 500-600, però dopo la pandemia purtroppo speriamo di ripartire come prima, via. Quanti anni sono che sei sposato? Sono 47-48 anni quasi ora. Quindi tra poco, Due anni, fra due anni le faccio anch'io. Bene, allora quest'anno naturalmente si parla del 1973. Una storia, quella delle nozze d'oro qui al Centro Fiorentina, che nasce con un signore che si chiama Fosco Papini. Fosco tanti anni fa pensò a questa iniziativa, poi portata avanti sino ad oggi, naturalmente con tanto successo, giusto? 20 anni fa, preciso. 20 anni fa, sono veramente tante. In questa ricorrenza Fosco ha sempre scritto una poesia che voglio ricordare. Oggi San Valentino, festa degli innamorati, come voi che da tempo vi siete coccolati. Da oltre 50 anni state insieme, oggi festeggiare le nozze d'oro vi conviene. Fra alti e bassi avrete lottato, ma bene o male tutto è passato. Avete creato una famiglia, questa è la vostra grande meraviglia. Avete avuto una grande accoglienza, con tante coppie alla vostra presenza. Vi omaggiano le autorità presenti per rinnovare quel sì dei vostri tempi. Qui rinnovate la vostra unione e avrete la santa benedizione. Proseguite così in salute tutte quante
arrivando presto alle nozze di diamante. Così vivrete felici e contenti, rimettendo sempre i venti tempi. Fosco Papini, ideatore della cerimonia, vi augura lunga vita e molta gioia. Ma adesso Fosco ha scritto anche un'altra bellissima poesia che l'ha dedicata a me, a Stefanella. È una signora molto educata e compiacente, resta bene in mezzo alla gente, parla e fa domande da considerare, così alla televisione sa parlare. Fa molte riprese per le trasmissioni, così si possono rivedere in visioni. A Teletruria, Arezzo e in Casentino si può rivedere sia la sera che al mattino. È bello vederla riprendere in ogni posa, così ti fa sentire molto orgogliosa. Fai un lavoro molto eccellente, si può rivedere tutta la gente. Ti auguro lavorare così e molto duri. Fosco Papini ti fa i migliori auguri. Grazie Fosco, grazie. Lontano, al mio fianco si sdraiava, si bruciava sotto il sole, si assopiva in mezzo al vento, come un bimbo era contento. Vai tutti insieme. Ciao, 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 ciao mare, anche se c'è tanto freddo, io ti vengo a salutare. Scusi, ma lei si sposa o decide invece di acquistare su Amazon? Perché dobbiamo capire, no? Che cosa è più interessante, il matrimonio? Sono sposato e quindi basta una volta tranquillamente. Ma sentire così, no? Quando sei sposato? In che giorno sei sposato? 1 luglio del 73. Madonna, che caldo che era. No, devo dire che fino all'ultimo si è avuto anzi abbastanza paura perché pioveva il giorno prima. Quindi, e si doveva fare il matrimonio all'aperto, in una sua Mulinelli. Quindi, paura che ne è stata tanta. Lei perché si innamorò di suo marito? Ah, avevo 14 anni, non lo so perché. Erano giovanissimi allora. Facevamo le scuole medie, infatti. Tutti dal 67. Dal 66-67 che si sta insieme. Quindi sono quindi più di 50 anni più altri 7 e mezzo di fidanzamento. Sono quasi una vita. Si può comprare su Amazon l'amore come loro, eh? Ciao, 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 ciao mare. Ti sei rimessa a nuovo apposta per il matrimonio? Sì, no, ah, ti sembra che sono rimesso a nuovo? Sì. Con una bella donna così credo che... Io cerco di tenerla bene, capito? Non so, ci sono riuscito? Mi sembra di sì, ma anche lei mi sembra che ci sia riuscita a tenerlo bene. Certo, io spero di esserci riuscita. Sì, infatti. Allora, quando vi siete sposati? 23 di giugno. Appena subito dopo il giorno dell'estate, quasi dobbiamo dire. Giusto? Dove vi siete sposati? A Lonnano. Lei è di Lonnano, io di Prato Vecchio. Quindi, adesso siete venuti a stare in città? Sì, sono 50 anni. Anni che si sta qui. Poi a Lonnano, a quei tempi lì, c'era la sala da ballo. A Lonnano. Brogi non la conosci? Ecco, noi ci siamo conosciuti nella sala da ballo del Brogi. Il ricordo dell'estate si risveglia nel mio cuore. Dove vi siete conosciuti? È in un locale da ballo classico. Sapeva ballare bene? No. Allora si faceva il ballo del mattone, per cui. Il vento cancella dalla sabbia i ricordi, ma dal cuore no. Il vento non può. Io mi sono sposato di giugno, mi sembra. Te quando ti sei sposato? Il 20 luglio. Lui se lo ricorda. Lei no. Io mi ricordo perché mi fecero bagno. Quando sono andò al ristorante, di sopra mi tirarono una secchiata d'acqua. Giustamente la cosa minore fu quella. Il problema avvenne dopo. A prescindere dal fatto che siete due musicisti, quindi il vostro gruppo, come si chiamava il tuo gruppo in quegli anni? Ah, Le Meduse. Il tuo gruppo? Il mio storico è Trilemma. Quindi naturalmente abbiamo Le Meduse e il Trilemma oggi, giusto? Oggi,
oggi abbiamo i coralli, scusa. I coralli e il trilemma. Qui ci si capisce più niente, però sono due musicisti, lui suona e lei canta. Una coppia bellissima. Senti, ma una canzone. Se mi innamoro devo fare qualche cosa di speciale. Se mi innamoro. Ti sei innamorata dello Spillo! Ma che ti è piaciuto dello Spillo? A distanza di 50 anni ancora non ho capito. Ciao, 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 ciao mare. Sulla sabbia è nato un fiore, nel mio cuore un grande amore. 50 anni insieme, quando ti sei sposato? Nel 30 settembre del 73. Almeno la data. La data ci si ricorda. Ho fatto bene. Ora domanda più difficile. La chiesa? La? La chiesa. La chiesa Sant'Andrea Pigli. E non va male, Non va male, ecco. È arrivata in ritardo o in orario? Mi sono un po' arrabbiato perché lei è arrivata in ritardo. Me lo immaginavo. Tutte le spose con lei. Tutte. Dove vi siete conosciuti? Ci siamo conosciuti a ballare, al Principe. No, una volta. Ma te eri un ballerino o era lei la ballerina? No, è che io tutte le mattine la vedevo un corriera che veniva adesso e gli avevo messo l'occhio addosso, capito? Quando andava a scuola, lui faceva ragioneria, io le magistrali, sicché, capito, ci si incrociava perché si era vicino. Diciamo che la scuola è stata Galeotta. Certo. Quindi naturalmente 50 anni insieme, ti chiami? Carlos Bragi. Carla Tavanti. Ragazzi, a questo punto come si festeggerà questa sera San Valentino? La festa già qui, basta, dai. Andiamo domattina alla Madonna del Conforto a ringraziarla perché è andata abbastanza bene, E grazie anche a voi. Si sdraiava, si bruciava sotto il sole, si assopiva in mezzo al vento, come un bimbo era contento. È sempre bella, sempre più bella. E ogni anno va ricordata anche con una fotografia, è vero? Certo. Ecco, la soddisfazione è vedere che comunque vengono sempre tutti quelli che chiamate, è vero? Sì, è abbastanza. Poi quest'anno è una bella giornata, la gente viene ancora più facilmente. Ciao, 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 ciao mare. Il ricordo dell'estate si risveglia nel mio cuore. Ciao, 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 ciao mare. Sono arrivati tre primi. Lei come si chiama? Angelo. Yolanda. E vi siete sposati nel 1973, in che giorno? 20 maggio. Oh, quando sbocciava la primavera. Sì. Chiesa? È vero. A Gragnone, la chiesa di Bossi. Loro sono nella storia del piacere del mangiar bene. E dove andaste a mangiare? A San Sepolcro. Siamo andati. Sì, perché il 20 maggio era un giorno un po' di tutti, quindi non trovavamo posto e quindi ci siamo dovuti spostare un po'. Bene, dalla città di Piero, dove c'è anche la leggenda della croce, alla città di Piero, dove c'è la resurrezione e voi siete risorti in amore. Grazie. Sulla sabbia è nato un fiore. Nel mio cuore un grande amore. Cerofolì di Giancarlo. Rossi Emanuele. Allora, lei è di? Indicatore. E ha sposato dove? A Indicatore. Quale? No, scusi, Indicatore. Primo errore. Allora, segniamo il rosso. Sì, Arezzo. Alla Giuseppe Attila. La moglie deve ancora suggerire. Sì, perché lei stava lì in via della Chimera, allora si va dal suo prete, si andò a sposarsi. Quanti anni siete stati fidanzati? 3 anni. Veloce, allora, dobbiamo dire, però è stato bello. L'ha conosciuto che avevo 16 anni. Il vento cancella dalla sabbia i ricordi.
25 di marzo. 25 di marzo. E il suo marito si chiama? Cascioli Oliviero. E lei si chiama? Bulangeri Ersilia. Lui non si ricorda neanche dove si è sposato. No. Allora, posso avere un momento di riflesso? Ce la facciamo, vediamo. Uno, vai. Due, tre, vai! Sant'Agostino. Ciao, 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 ciao mare. Ciao, 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 ciao mare. Una giornata importante, il rinnovo di una promessa matrimoniale, 50 anni insieme, è un valore veramente grande. È un valore importante perché le fatiche e il camminare insieme a volte ci segnano e ci accompagnano, però ricordare 50 anni di storia, di amore, di unione vuol dire ricordare come l'amore davvero regala la vita, e credo che sia per questo che festeggiamo. L'amore aiuta a camminare, ad aiutarsi reciprocamente, ma soprattutto regala vita, e questo è l'augurio che voglio lasciare a questi cinquantenni. Ce l'ha un bambino, un nipote in mezzo a due nonni. Il nipotino fa pensare come i nonni. Oggi a livello educativo sono un anello importante della trasmissione, dell'educazione, dell'accompagnamento nella vita. Quindi pensavo prima, no, beh, con loro potrei presentarmi come figlio, ma con qualcuno più grande di loro sarei un po' un nipote anch'io. Allora, parto dai signori, ok? Signori, volete voi riprendere la vostra moglie come legittima sposa? Sì! E attore! E ora tocca a voi. Signori, volete voi riprendere i vostri mariti come legittimi sposi? Sì! E allora, in base a tutti gli articoli che ci contraddistinguono, io vi ridichiaro marito e moglie. E grazie ancora. E il rito del matrimonio qui al Centro Fiorentina naturalmente si rinnova anche con l'amministrazione comunale di Arezzo, con Lucia Tanti, vice sindaco. E in questo caso ci ritroviamo anche quest'anno, però dobbiamo dire che sono molto giovani, perché sono arrivati al 1973. Insomma, sì, io me lo ricordo fin dal mio primo anno, dal 2015, poi a parte la fase del Covid che è stato sospeso per ragioni evidenti, quindi oggi è una doppia festa, perché la festa di molti aretini che festeggiano i 50 anni non è un fatto privato, è un fatto pubblico, perché sono famiglie che hanno fatto la città, e poi perché dopo tanti anni, o meglio due, di Covid riprendiamo il nostro corso, quindi la vedo come una doppia celebrazione. Credo che sia bello vedere comunque che ancora ci sono coppie in questi anni 70 che non sono scoppiate, perché già insomma i divorzi a quell'epoca cominciavano. Sì, cominciava, era proprio agli albori, però è la tenuta, è la dimostrazione che immagino nelle difficoltà di tutti e anche negli alti e nei bassi abbiano però tenuto saldo un patto tra loro, ma anche un patto di comunità, perché il matrimonio è anche questo, è anche un patto di comunità, oltre a essere un fatto privato è un fatto pubblico, e ripeto, è dentro le famiglie che nascono le città. Thank you.
piace immaginare che questa benedizione sia per voi come coppie, ma è una benedizione che si estende alle famiglie, alla famiglia, perché immagino per tanti figli e magari nipoti. Chi non li avesse, i figli, comunque chissà quanti amici e relazioni belle ci sono. Allora la benedizione è per voi, per le vostre famiglie e per tutte le persone che portate nel cuore. E poi la benedizione, oltre che per voi come persone, mi sembra bello immaginarla come una benedizione sull'amore, perché tutti voi venite e vivete un'avventura di amore. Provo a immaginarlo. Vi è capitato negli anni in cui state insieme di dover avere pazienza l'uno verso l'altro? Ma questo è amore, questo è amore. Poi faccio una domanda. Avete affrontato a volte qualche sacrificio insieme? E anche questo è amore. E poi potrei andare avanti. Penso appunto ai figli o a tante persone a cui volete bene. Ed è una storia di amore. Penso a quando, anche qui faccio la domanda a voi, avete dovuto accettare da qualcuno della famiglia qualche scelta di cui non eravate tanto convinti. È amore anche questo. Allora ecco, la benedizione che voglio dare è proprio una benedizione sull'amore, per voi e sull'amore, e anche con l'augurio, con la benedizione che il vostro amore continui ad accompagnarvi sempre, e se a volte occorre pazienza, sacrificio e magari anche capacità di accettare, comunque l'amore tra di voi vi regali sempre tanta gioia, tanta forza per camminare insieme, affrontare anche le difficoltà e ogni desiderio emotivo di consolazione e di speranza. Quindi questo è l'augurio che voglio lasciare a tutti voi. E con questo augurio per voi, per il vostro amore, le vostre famiglie, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Concludo dicendo una cosa, che da questo piccolo dialogo mi viene anche da dire che siete proprio simpatici. Thank you.
probabilmente Vincenzo Ceccarelli, che è la regione, potrebbe davvero insegnare come si costruiscono delle iniziative così belle ad Arezzo e come si portano avanti, perché tu le hai vissute tutte. Sì, questa è una bellissima iniziativa che ho contribuito ad incoraggiare quando è nata. Allora ero presidente della provincia e mi fu chiesto dal presidente del CAS Fiorentina di quest'idea. Io mi sentii di incoraggiarla subito e anche di sostenerla. La cosa è andata avanti, ancora oggi sono passati tanti tanti anni, perché io allora avevo i capelli scuri, oggi non è più così, però vedo che la cosa crea, come dire, molta attenzione e anche molta soddisfazione. È un gesto di attenzione molto importante, tra l'altro era stato sospeso a causa Covid, quindi il fatto che riprende rende questa manifestazione, questa iniziativa ancora più bella, ancora più importante. Credo che le persone che si presentano qui, le coppie che festeggiano il loro 50° anno di matrimonio, siano sicuramente un esempio di solidarietà, di amore, di passione, di pazienza, tutti ingredienti che probabilmente hanno riempito la loro vita e il loro percorso. Però in una società che tende a disgregarsi, che tende a esaltare gli individualismi, cioè vedere che ci sono delle coppie che hanno costituito una famiglia e dopo tanti anni, cioè, la coltivano ancora assieme, hanno anche la fortuna di godere di buona salute perché sono qui, è una cosa che veramente riempie di gioia e riempie anche di soddisfazione, perché questa è un'iniziativa che deve essere incoraggiata, che deve andare avanti, e spero che tante coppie aretine possano avere il privilegio, si può dire, e anche il piacere di partecipare ad una giornata come questa, che festeggia sicuramente loro, ma festeggia tutti quei buoni sentimenti, tutti quei valori che li hanno animati e che li hanno accompagnati e che sono un riferimento per quanto riguarda una società unita, una società che abbia maggiore coesione sociale, una società che esprima una maggiore solidarietà e tanto amore, perché il giorno di oggi ci richiama immediatamente all'amore, appunto. Dove porterai tua moglie stasera? Ma io penso che saremo a casa, però per chi come me, anche come lei, come dire, è tutti i giorni in giro, cioè alla fine diventa, come dire, un piccolo evento quello di stare a casa. Buon San Valentino! Ma io attualmente rappresento uno che ha costruito questa iniziativa. Sono ormai 20 anni fa, nel 2003 nacque l'idea, nel 2004 la prima occasione di fare questa manifestazione. Si è fermata 2 anni soltanto per purtroppo il Covid che c'ha tutti, però è sempre andata avanti alla grande, e vedere riprendere dopo 2 anni di fermo una manifestazione di questo genere, che non è facile rimetterla in piedi, veramente c'è da fargli tutti gli onori del caso a questi signori di questo centro. Soci Coop, guardate che eleganza per festeggiare San Valentino, ma soprattutto per festeggiare questi nostri amici che hanno fatto 50 anni di matrimonio, no? È sempre uno spettacolo affascinante e commovente e gioioso allo stesso tempo.
perché rivedere coppie felici che si rinnovano la promessa è sempre una cosa bella. Ero indecisa fra il rosso, l'amore e l'oro. L'oro, l'oro. Ma senti, ma ci sono tanti di questi che sono anche soci COP? Se vai a sentire penso che siano tutti. Nella storia del centro fiorentino e delle nozze d'oro c'è sempre stata una persona importante ed era la tua mamma Paola. Paola Butali, in questo caso, che è venuta a continuare quella che è un po' la tradizione e una testimonianza, quella della mamma e del babbo che avevano raggiunto anche le nozze di diamante. Molto tempo fa ho accompagnato la mia mamma a questa bellissima manifestazione e partecipo volentieri quest'anno proprio per ricordare lei e il mio babbo, che si sono voluti molto bene e per me sono stati testimonianza di grande amore, di grande collaborazione, empatia e complicità, e io ce l'ho sempre nel cuore. Due persone che hanno costruito con il loro amore anche una società, quella di Arezzo. Sì, insieme, perché non uno a scapito dell'altro, ma ognuno nel suo mondo, hanno dato un contributo forte alla città. Mio padre nel campo proprio dell'economia, e di aver dato tanto lavoro a tanta gente, aver costruito anche un bellissimo sistema che poi è arrivato anche a livello nazionale. E la mia mamma, perché è stata sempre una donna molto attenta alle problematiche della città, con la Croce Rossa, con la scuola e anche con le sue Optimist, insomma molto presenti. Io ho due esempi incredibili, ma sono stati dei pilastri per la mia vita. E adesso concludo dicendo così: hai parlato un po' di questo, quello che si chiama oggi il terzo settore, della tua mamma, no? Cioè quello che è l'associazionismo, quindi eccetera, l'essere presente. Però tu hai portato avanti proprio questo percorso, perché sei dentro delle associazioni che sono importanti e che servono a far crescere i giovani, e i giovani saranno il futuro del domani. Quindi, come vedi, questo esempio te lo sei portato tutto dentro. Me lo porto evidentemente come un DNA, questo amore per l'associazionismo, perché credo che fare rete sia fare forza, insieme si è più forti e si dà la propria voce. E poi perché non mettere a servizio della città dei doni, dei talenti che uno si porta dietro? Tanto si è ricevuto nella vita, tanto bisogna generosamente dare. Questo mi hanno insegnato i miei genitori. Mi preme molto fare un ringraziamento speciale a tutti i volontari e ai dirigenti di questo centro di aggregazione sociale, che forse più di altri, proprio per i motivi di lutto che sono stati detti da chi mi ha preceduto, ha stentato a ripartire dopo i 2 anni di chiusura totale causa pandemia. La festa di questa sera viene celebrata appunto dopo 2 anni di stop, è stata fatta grazie al lavoro volontario che tutti quanti hanno messo in campo per, insomma, coccolarvi e farvi trovare questo posto così accogliente. Però mi preme dire che fortunatamente, oltre a questa cosa così bellissima di questa sera, il centro Fiorentina, nonostante le difficoltà, è potuto ripartire in pieno con le proprie attività, e quindi veramente un caloroso grazie a tutti quanti. Io vi porto il saluto, sì, della banca, che è uno sponsor storico di questa iniziativa del centro d'aggregazione sociale Fiorentina, ha sempre creduto nell'attività che fanno queste persone straordinarie. Alla salute di tutti voi. Viviamo nei lieti carici, la bellezza infiora, la fugge. E
è protagonista di questa giornata speciale, 50 anni di matrimonio, le nozze d'oro. Pierluigi Testi ha già fatto 50 anni di matrimonio, lo diciamo. No, precisiamo, allora stasera è Sarabanda, mezza orchestra, e Stefania e Diesis l'altra mezza, è un gemellaggio per questa occasione. Però effettivamente quest'anno per me sono nozze d'oro, perché io 50 anni fa ho cominciato a suonare con Pentolino, con Stefano Magnanenzi e Fabrizio Magnani. Fantastico, vogliamo ricordare che naturalmente Stefano Magnanenzi è con Mara Venier alla Raia Domenica In. Questi erano due ragazzi, poi Fabrizio si è un po' perso, lui. Fabrizio è diventato un grande dirigente al comune di Ferrara, quindi lui è molto impegnato con il lavoro. Mentre invece lui ha continuato a insegnare musica, è vero? Certamente. Quindi la musica ce l'avevi nel cuore allora e ce l'hai portata avanti? Sempre, la musica non si tradisce mai. Ma possiamo dire nozze d'oro con la musica? Certamente. Senti, in questo 1973, che musica era di quegli anni? Intanto tu che l'hai riscoperta, l'hai ricercata. Allora, ci sono canzoni bellissime che hanno segnato la storia della nostra musica, ma anche un periodo, diciamo, abbastanza di innovazione, perché se per esempio in quel periodo, mi ricordo proprio Stefano che venne un giorno e disse: ho comprato il Moog, il sintetizzatore, no? E che poi da quello sono nate le tastiere moderne e tutto il resto, quindi è stato un bel momento, era un bel periodo insomma quello là. Certo, tra le tante canzoni del 73 che hai scelto ce n'è una che ti piace in modo particolare? Sì, in particolare c'è la canzone di Baglioni, Amore Bello, quest'amore che se ne va, questa ragazza che se ne va e che quindi lascia, come è successo spesso, no? Da giovani, quando ti innamori però dopo ti devi lasciare perché o sei in vacanza o sei, e quindi rimane questo ricordo bello nel cuore, ma anche la tristezza perché devi lasciare la persona a cui hai voluto bene, insomma a cui vuoi bene. E in quel 1973, quando cominciasti con Fabrizio Magnani e con Magnanenzi, cantavi questa canzone? O invece eravate troppo più abituati? Io diciamo mi sono indirizzato più verso il liscio, no? La fisarmonica. Stefano ha svoltato subito, a 13 anni, 14 anni, era in discoteca lui che suonava come un pazzo. All'alba quando spunta il sole, là nell'Abruzzo tutto d'oro, le poste rose campagnole discendo la valle in fiore. Vai tutti insieme! Se vuoi vivere felice devi vivere quassù. La 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 la. Sono innamorato di Marina, una ragazza mora ma carina, ma lei non vuol saperne del mio amore, cosa farò per conquistarle il cuore? Un giorno l'ho incontrata sola sola, il cuore mi batteva mille all'ora, quando le dissi che la volevo amare, mi dava un bacio e amo sbocciò. Vai tutti insieme! Marina, 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 ti voglio al più presto sposare. Marina, 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 ti voglio al più presto sposare. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare, no, 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 no. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare.
fratelli d'Italia, l'Italia se ne sa delle di Scipio, se cinta la testa, dove la vittoria le porta Roma, chi schiava di Roma, di Dio la creò. Fratelli d'Italia, l'Italia se ne sta, dell'elmo di Scipio se cinta la testa, dov'è la vittoria, le porga la chiola, che schiava di Roma il Dio la creò. Stringiamoci a morte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamoci a morte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Siamo curiosi, che canzone hai cantato a tua moglie, quella che poi è diventata tua moglie, quella con cui forse l'hai anche conquistata? No, allora, c'è una canzone che io ho scritto per lei. Hai scritto? Sì, quando ci siamo sposati, che però non le ho cantata, gliel'ho cantata a casa, perché quel giorno lì ero un po' afono e anche molto imbarazzato, e tra l'altro a suonare a mio matrimonio c'era Stefano Magnanensi insieme al cugino Roberto, quindi quel giorno non l'ho cantata, però è ancora lì, insomma, nel nostro cuore, l'ho scritta per lei. Bene, magari il prossimo anno quando saremo qui al Centro Fiorentina la vorrà cantare e magari la dedicherai a tutti quelli che fanno 50 anni, anche se naturalmente per tua moglie, però pezzi, potrebbe essere anche diverso. Ritroverò i tuoi occhi neri, 3 milioni di occhi neri, saranno belli più di ieri. Vorrei incontrarti fra 100 anni, rosa rossa tra le mie mani, dolce profumo nelle notti, abbracciata al mio cuscino, starò sveglio per guardarti nella luce del mattino. Questo amore più ci consuma, più ci avvicina. Questo amore è un faro che brilla. Vorrei incontrarti fra 100 anni. Ti aspetto. Combatterò dalla tua parte, perché tale è il mio amore che per il tuo bene sopporterei ogni male. Vorrei incontrarti fra 100 anni. Come un gabbiano volerò. Sarò felice in mezzo al vento, perché amo e sono amato, dai te che non puoi cancellarmi, e cancellarti non posso. Io voglio amarti, voglio averti, e dirti quel che sento, abbandonare la mia anima, chiusa dentro il tuo petto. Chiudi gli occhi e mente, e non ti preoccupare, entra nel mio cuore, e lasciati andare. Questo amore più ci consuma, più ci avvicina. Incontrarti fra 100 anni, tu pensa al mondo fra 100 anni, ritroverò i tuoi occhi neri, 3 milioni di occhi neri, saranno belli più di ieri.
questo sono io, Cicciotto, così mi chiamavano poi, Fabrizio e Stefano. Oh, tutti e tre capelloni e ora tutti e tre... Non ce n'è più uno che abbia un capello. Guardate Stefano Magnanenzi alla Rai e vedete che naturalmente non ha un capello. Lui non si è lasciato neanche la barba, neanche come lui e neanche Fabrizio. No, anche perché quello che conta sta dentro, non fuori, insomma. Eccolo qua. Pensate però, voglio chiederti una cosa, ma l'emozione di quando tu suonerai la marcia nuziale c'è sempre? Ah, devo suonare anche la marcia nuziale? Certo, devi suonare anche la marcia. Te lo dico io ora, te lo me dico Me lo io. Potevi dire anche prima. Però tu che pensi? Io ti dico questo, quando mi capita di suonare ai matrimoni, chiaramente in chiesa, tutte le volte che siamo nel momento clou, ma non tanto della marcia nuziale quanto poi nel momento del matrimonio, proprio del rito, ancora mi viene da piangere, te lo dico. Ma non perché è un pianto di emozione, di quando naturalmente lui si è sposato, e questa è la cosa anche più bella. Cioè quel sì è sempre un sì meraviglioso. Certamente. Poi il mio matrimonio è coinciso con l'abbattimento del muro di Berlino, quindi... Perfetto, quindi è stata una cosa. Voglio vedere se sei preparata. Che anno era? Non me lo ricordo. 89. Ancora c'è da camminare per fare 50 anni, ma non volevo chiederlo perché naturalmente così sapevamo anche un po' l'età. Meglio non saperle, quindi andiamo avanti. Un carissimo amico, naturalmente, con cui abbiamo condiviso anche momenti molto belli della gioventù, quindi una cosa molto bella. Si può raccontare, si facevano anche i lavorini a casa, che si facevano le fibbie, esatto, le solette d'estate per stimolare qualche solderello. Io e lei eravamo in società, capito? Quindi la cosa bellissima questa cosa, però l'importante era che facevamo qualcosa. È vero, sì. Quindi fare sempre qualcosa per costruire. Sì, 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 sì. E poi le bellissime cose lo consiglio anche ai ragazzi, fate anche catechismo come noi facevamo a Badia San Veriano, quindi con Don Giuliano Francioli. Quindi sono momenti molto belli, ma soprattutto sono la gioia oggi nel vedere più di 90 coppie, pensate, che festeggeranno le loro nozze d'oro. In un mondo dove la coppia scoppia, c'è ancora però il fondamento di una veramente bellissima storia d'amore che continua. Lui continua ancora. Lei? Continua ancora, sì. Io continuo ancora.